23esima giornata di seconda categoria girone D, il Taviani di Genova Bavari è pronto a ospitare il match ad alta quota tra Burlando in completo blu e AGV in maglia quarti bianco-azzurri. In palio oggi tre punti importantissimi. Il bottino pieno permetterebbe alla squadra vincente di qualificarsi come formazione anti-Merlino per provare a mantenere ancora vivo il sogno chiamato promozione diretta. Fischio d'inizio del signor Borriello della sezione di Genova e sfida che si fa interessante già al quinto minuto con la rimessa laterale di Lutero. Danovaro devia con la testa e la palla fa la barba al palo. Passano solo tre minuti e il Burlando reagisce con l'intesa perfetta al limite tra Conte e Imperiale. È quest'ultimo a scoccare il destro che supera di pochissimo la traversa. Al 18esimo minuto il portiere ospite Lucchetti corre un grandissimo rischio con questo tackle duro ai danni di Ferrari che costano la munizione all'estremo difensore. Il Burlando non molla e ci prova anche su questo corner battuto da Conte. De Gregori c'è sul secondo palo e schiaccia di testa ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Siamo a ridosso del 40esimo minuto quando Danovaro prende per mano la situazione e ci prova direttamente dalla destra con una conclusione a effetto alta davvero di poco. Poco prima dell'intervallo la Moviola di Dilettantissimo viene chiamata in causa per valutare questo presunto tocco di mano in aria da parte di un difensore dell'AGV, ma rivedendo l'immagine a replay notiamo che il braccio è attaccato al corpo, non aumentandone quindi il volume. La decisione del direttore di gara di lasciare proseguire sembra essere corretta. Polemica a parte, la prima frazione si chiude qui, ma grazie al montaggio del nostro Simone Maggi passiamo alla ripresa e più precisamente al 47esimo minuto. Partenza sprint del Burlando con il filtrante di Conte per Di Natale. Il destro dell'ala obbliga Lucchetti a una poderosa smanacciata in angolo. Le incursioni dei locali non sono ancora finite perché Conte appoggia per Ascione che ci prova da posizione ravvicinata ma ancora una volta Lucchetti blinda il risultato. È al 60esimo minuto che la situazione si sblocca con Lutero che innesca Danovaro sulla destra. Il bomber dell'AGV fa sportellate con Barchi ma è l'ospite ad averla meglio perché riesce a entrare in area e a infilzare Holguin Galvez con un tiro teso che porta il parziale sullo 0-1. Risultato che però è destinato a cambiare al 75esimo minuto con il passaggio filtrante di De Gregori per Soggiu che riesce a entrare in area dalla sinistra e a mettere in mezzo. Tante le maglie bianco-azzurre presenti ma dal mucchio spunta Conte che con la sua deviazione spiazza Lucchetti e riesce a pareggiare i conti. Parte ora la carica del Burlando con l'imbeccata di Vecchi per Soggiu che vorrebbe punire l'uscita di Lucchetti con un tagliente diagonale che però non riesce a insaccarsi. Scintilla in campo per una scaramuccia tra Vecchi e Cipollaro. De Gregori interviene, il bianco-azzurro lo colpisce con uno schiaffo. Segue quindi un po' di parapiglia tra i presenti e l'arbitro decide di espellere proprio Cipollaro per condotta violenta. Per il direttore di gara può bastare così, il triplice fischio chiude il match sull'1-1. Pari patta quindi fra Burlando e AGV. Strani incontri però nelle prossime giornate perché sabato prossimo appunto il Burlando affronterà l'Atletico Genova. Turno di stop per l'AGV nella prossima giornata. Tra due giornate AGV di nuovo protagonista anch'essa con l'Atletico Genova.